Partiti già in salita qui da fare Valle Magna insolita oggi, che facciamo la versione gravel, partiti dal luogo strategico, il ciclo caffè Bike Fellas, compagnia di Ricky che ha appena finito di lavorare stamattina. Ce la faremo. Ce la faremo oggi. Bel giro che passa tra le ciclabiline e salite gravel qui in Valle Magna. E adesso ci allontaniamo da Bergamo. Questa ciclabilina bella interessante, tranquilla perché la tempesta deve ancora arrivare adesso e speriamo non sia la tempesta che si vede in cielo. Breve introduzione qui a passare nelle dedalo di strade che ci sono nel Parco dei Colli di Bergamo, ricchissima di stradine, percorsi e camminate da fare. Vai vai, ti sento io. Via della Merletta, questa mai fatta. Grande falesia qua, affacciata sul Brembo. Qua c'è anche un'altalena se ci si vuole divertire. Quante ciclabili stiamo scoprendo grazie a questa traccia al fresco. Tra l'altro oggi è una giornata bella fresca, in più siamo all'ombra. Se ci potesse essere un modo per conservare tutto questo fresco anche per i prossimi giorni, sarebbe top. Guardate che spettacolo qua, due passi dal Brembo. Quindi siamo arrivati alla Val Brembana, adesso facciamo subito un salto dalla Val Brembana alla Valle Magna. Ormai in piena Valle Magna, Ricky? Sì, Si presenta così, salitina piccante. Con pendenze al 15%. 15? Poi non c'è neanche più l'ombra che ci fa fresco. Qui ciclabile del Chitò, guardate che spettacolo, tra falesie, burroni, strade bianche, strade più fangose. Guardate qua, percorso ciclo pedonale della Valle Magna. Guardate che spettacolo. Guarda questo qua che pensavi fosse chiuso. No. Ponte del Chitò. Ponte del Chitò. Brembo. Sopra il Brembo siamo già belli in alto qua. Saranno 60 metri di altezza. Inizia il mostro. Sì. 500 di dislivello e praticamente 9 km, 6% medio, ma vedo delle belle punte rosse. Punte rosse. Punte rosse, se hai il rosso è una roba brutta. Non si può uscire se c'è rosso. Quando c'è rosso, colore. Come si immaginava, anche lo sterratino in salita. Come diceva adesso Ricky, tra poco ci sarà da ridere. Tra un po' arriverà la tempesta. Cementata impressionante, davvero il limite della decenza questa salita qua. Grande Ricky, tutta in sella, salita d'alieno questa, tostissima. Vogliamo salire qua? Si continua a salire qui in Valle Magna. E rossi erano rossi veramente? Sì, erano rossi, rossi. Rossi come i tempi di Berlinguer. Allegra passeggiata nel bosco. Per orientarci un attimo, qua siamo a Berbenno, per strade secondarie, itinerario turistico, strada agro silvo pastorale, Corna Alta Paghina. Infatti ricominciamo a farlo sterrato qua. Sentiero agropastorale finito. Adesso siamo fuori qua nelle contrade di Corna e Magna. Ristoro fatto,
proseguiamo con la traccia, manca ancora un po', circa metà percorso, però diciamo che la salita mostro l'abbiamo superata. Adesso c'è ancora un po' di dislivello da fare, però abbiamo anche un po' di dislivello in discesa. Altra salita matta, finita, mezzo i sassi, la frenata di ieri poi non è che aiutato. Sì, una bella salita tosta, pendenze arcigne, ma terreno molto sconnesso. Molto sconnesso. Fortuna era più corta della prima. Adesso ci rilassiamo un attimo qua a rote magna, facendo questo dislivello scendere. Qua sì. È l'unica possibile. Ci divertiamo qua in Valle Magna. Ce la faremo. Ce la faremo. Saluta i follower. Uno per uno, Fa riprendere l'andata, non se ne parla. No, mi sa che c'è tutto tanto stellato, tanto asfalto adesso, secondo me, speriamo che... Grande affresco, rappresenta tutta la mappa della Valle Magna, vari paesi caratteristici che abbiamo passato noi, il fiume Magna, e poi lui, Papa Giovanni, che protegge tutti dall'alto. Bergamascone, Papa Bergamascone degli anni 60. E noi abbiamo fatto parte di quei paesi lì che si vedono sulla destra. Adesso siamo a Sant'Omobono. Sì. Per vedere l'affresco abbiamo fatto una piccola deviazione lì nel centro di Sant'Omobono. Adesso riprendiamo la traccia. Bivio, noi scendiamo verso Bergamo. Invece qua si sale verso il santuario di Cornabusa. Che Ricky mi fa che merita tanto la visita. Chissà che magari in un futuro immediato si possa fare un salto. Il dislivello sembra interessante. Niente, nessuno. 20%, ma a noi non fa paura perché è in discesa. Picchiare fino alla fine questa traccia. Che bel tramonto ci regala la Valle Magna. Ricky, solito alieno, lui non scende mai. Siamo anche in questi paesini qua che ci riportano indietro nel tempo, prima di arrivare nella Petropoli bergamasca. E quella là del kitò, ok. Biciclabile, una parallela all'altra, di là il kitò, di qua questa qua, che non so come si chiami, però comunque è uno spettacolo, è pure asfaltata. Ormai Almenno San Salvatore, la chiesa romanica di Almenno, spettacolare, spettacolare, com'è tenuta bene. E allora eccoci qua, alle luci della sera, per correre questa stupenda ciclabile che ci porterà in bocca a Bergamo. Ma le sorprese non finiscono qua. Ciclabilina anche del Brembo non ci facciamo mancare adesso. Ricky, oggi che spettacolo di giro. Oggi veramente complimenti a chi l'ha disegnato. Oggi mancava anche questo, l'avevamo fatto poco prima il portage. Grande veduta del Brembo adesso. E arriviamo a Ponte San Pietro. Paladina. Si scende. Sottopasso, bello comodo. Si ripercorre. Ciclabile del Guisa, o meglio, non so bene come si pronunci. Dopo averla fatta due o tre volte stamattina, oggi con la luce, dai, di giorno vogliamo farla by night. By night, perché Ricky è un fedelissimo della by night. By night. Arrivati anche a Bergamo. Sembra un miraggio, ma non lo è.
Vai, che bella. Arrivati, Ricky? È andata tutta bene, eh? Animale. Dobbiamo mangiare. Esatto, e adesso andiamo a dormire. Forse. Andiamo a dormire perché siamo cotti. Sì. Ci vediamo la prossima, che abbiamo un bel progettino in ballo. Ciao ciao. Ciao.